James Senese, la voce nera del Vesuvio, così è ormai riconosciuto ovunque. Il suo viaggio inizia da Miano e insieme con Muselle e Vittorio Russo giorno per giorno arriva oggi, dopo 40 anni, all'apice di una carriera artistica invidiabile. Un viaggio fatto di incontri, amici preziosi e tanta arte. Resta sempre il ragazzo che ha iniziato però, perché nonostante il successo gli fosse davanti, non ha lasciato per strada quello che di veramente buono incontrava. Questo è ciò che invita a fare ai giovani. Un viaggio bellissimo nel proprio sogno, portandosi sempre dietro il bambino che gioca divertendosi. Buonasera da Video Line, sono qui con un mito, James Senese, 40 anni di carriera alle spalle, una vita brillantissima, un mito, un uomo che ha fatto la storia. La tua carriera parte da Miano con Musella e Vittorio Russo, amicizie con Pino Daniele, con Troisi, con Lester Bovi, il tuo sax e il tuo respiro sono passati alla storia, brani che sono entrati a far parte del cuore di tutti gli italiani e delle persone nel mondo. Meno male. Hai scritto delle canzoni che sono nel cuore di tutti, come Un'ora sola ti vorrei. E mi sei entrata nel cuore. Oggi ripercorreresti la tua carriera con tutti questi cantanti e questi show? Ma io credo che sia un fatto naturale, no? Il fatto di camminare in un certo modo, no? Io sono nato con la musica, sono la musica, no? In realtà. E chiaramente il mio cammino, sono 40 anni che facciamo musica, sono 40 anni che cerchiamo di comunicare i nostri sentimenti passati e presenti, no? E niente, voglio dire, certamente non posso lamentarmi, nel senso che ho trovato la mia strada da molto tempo, no? Non da adesso, da molto tempo. E chiaramente rifarei tutto quello che ho fatto e sto facendo, ma devo ancora fare di più, capito? Ma qui c'è un problema molto importante, no? Perché non bisogna confondere che poi Napoli è la fucina della musica, no? In realtà, però la musica esce ogni 50 anni. Capito? Non può uscire sempre in ogni momento, no? E per quello che è uscito prima, quello che abbiamo fatto nel passato e stiamo facendo nel presente, ci vuole ancora molto tempo per far uscire qualcosa di positivo come l'abbiamo fatto noi. Dunque i giovani, quello che posso dire ai giovani è credere di più nella nostra tradizione. Perché i giovani devono capire che dalla tradizione si può arrivare poi dove siamo noi, no? Un ritorno alle origini. Ma no, un ritorno ai sentimenti passati, ai sentimenti che ci appartengono, no? Cioè i sentimenti della nostra cultura, i sentimenti della nostra famiglia, il rispetto della nostra famiglia, del padre, della madre, della sorella, del fratello, capito? Cioè in realtà se non partiamo da questo, noi siamo partiti da questo, capito? Voglio dire, noi non è che abbiamo fatto musica tanto per farla, ma i nostri valori sono così ancorati così dentro, no? Che io non posso dimenticare mio nonno, mia nonna, mia madre,
mio padre, i miei valori più forti che io ho dentro di me, capito? E quindi sono dei valori che tu vuoi imprimere nella memoria dei giovani? No, io non voglio imprimere, io credo che questa sia l'unica scelta per salvare una parte del nostro mondo, no? Perché se non ci sono i sentimenti forti, dunque i giovani si perdono, si stanno perdendo, no? In realtà si stanno perdendo. Invece bisogna prendere quei sentimenti perduti che sono dietro di noi, no? Vicino a noi, e farli metterli fuori un'altra volta, capito? Riportarli alla luce. Eh sì. James, cosa ti ha lasciato dentro al cuore Pino Daniele? Ma questa è una frase molto pesante per me, no? Nel senso che Pino, adesso tutti dicono io sono stato con Pino, io conosco Pino, in realtà lo conoscevano pochi di come l'ho conosciuto io, no? Nel senso che lui è nato con me come Napoli Centrale e poi è diventato Pino Daniele, ma grazie a Napoli Centrale sempre e grazie a James che l'ha messo sulla strada giusta, no? E dunque il bene che io ho per lui, questo sentimento molto forte che ho per lui, è un sentimento che io non ce l'ho da adesso, io ce l'ho da quando l'ho conosciuto, nel senso che io ho visto subito lui che ci aveva a dire, capito? Mentre gli altri, quando dico gli altri, non l'hanno visto, non l'avevano visto, capito? Io l'ho visto subito. E mi trovavo già a un punto molto superiore a lui, perché lui non era ancora nessuno, mentre invece io ero qualcosa, capito? E io l'ho visto prima degli altri, capito? Allora dunque Pino è quella parte di me mancante. Che non ho, no, che ho però, capito? E lui c'è quella parte di me mancante, perché lui sta ancora, cioè lui non è, no, lui non è morto, attenzione, perché quando facciamo questi discorsi, no? Dice vabbè, lui è morto, non c'è più, d'accordo, non c'è più qua, ma dall'altra parte sta lì, capito? E lui ci sta guardando, noi ci parliamo, capito? Un connubio d'amore che durerà in eterno. Ma è un fatto, io credo che sia un fatto naturale, capito? Perché quando io ho scoperto, io sono musicista d'avanguardia, no? Sono passato un po' da tutti i successi, ma quando io ho scoperto quel suo sentimento che a me mancava, ma non mancava, io mi rifiutavo di farlo uscire fuori, no? Perché sono musicista d'avanguardia, sono più estremo, no? nei sentimenti, mentre lui invece era più naturale, no? E quando io ho scoperto questa cosa mi ha affascinato moltissimo e siamo camminati assieme, capito? Io ho contribuito con lui a fare tutto quello che lui ha fatto. Complimenti vivissimi, James. Dove vuoi arrivare? Ma non è il problema di arrivare, il problema è farsi capire, far capire questo sentimento. Pino in parte ci è riuscito e spero che rimarrà nel tempo, no? Spero che rimarrà nel tempo. Mentre invece Napoli Centrale, James Senese, siccome l'ho detto, io sono più estremo, no? sui sentimenti, no? Molto più forte. Io spero che, ma questo sicuramente succederà, domani già stanno capendo che questo sentimento è molto forte, questo sentimento è un sentimento che non possiamo contraddire, capito? Non possiamo circuire, non si chiude, esatto. Bisogna dargli spazio, aprirlo e farlo volare. No, bisogna cercare nel giusto tempo i sentimenti, insomma. Grazie James, grazie da Videoline e da Anna Falco.